Benvenuti a tutti, buona giornata. Oggi è giovedì 16 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Intuito contro ragione, finita con una parta. La partita oggi in gioco tra l'intuito della Luna nel vostro segno e Saturno allo zenith in quadratura, si risolve con una parta, anche se un leggero vantaggio per voi sarebbe innegabile, almeno sul piano astrale. Per quanto vi concerne contate sul super trigono di Mercurio, Venere e Plutone in segno di terra come il vostro, che colora le vostre fantasie di un bell'amaranto erotizzante. Solo il vecchio dio del tempo continua a raccomandarvi di piantare i piedi per terra, mantenendo i vostri sogni entro i confini della fattibilità. Inutile sprecare energia in voli pindarici, con Urano nel segno. Imprevedibile come un terremoto, la caduta dall'alto sarebbe dolorosa. Quasi fatale. Il caos, la confusione e l'indecisione governa ora la vostra vita e le vostre cose. Insicurezze da cui sarà difficile liberarsi. Crisi evidente in atto che sta per nascere, affievolimento di forze ed energie utili per il superamento di evidenti crisi. Si addensano nubi sulle coppie, tormenti di gelosia, dubbi, incertezze. Incapacità ad amare. I single possono attraversare crisi profonde e consistenti durante le quali tenderanno ad isolarsi. Una situazione frenata da tempo, finalmente si sbloccherà. Ottimismo. Oggi prendete in considerazione la possibilità di fare pulizia tra le vostre amicizie e rivedere i rapporti con le vostre conoscenze e i vostri colleghi. Studio o lavoro non vanno per il meglio, il grigio passa anche sulla vostra giornata. Avvicinati alla natura. Bene, meditazione, yoga, viaggi nel verde. Rapporti a due saranno importanti. Chiudi bene a chiave casa e auto. Pretendete fin troppo dal partner. Cercate di essere meno esigenti. Non comprenderete subito le ragioni per cui un vostro amico avrà un comportamento che giudicherete inappropriato, ma poi con il passare del tempo comprenderete in pieno il significato di alcuni atteggiamenti. Vi verrà chiesta l'amicizia sui social network da parte di chi ha ben altre mire e scopi su di voi. Siate prudenti. Sappiate scegliere tra gli amici quelli giusti per voi, oggi è il momento di farlo con coraggio e soprattutto con decisione. Le vostre scelte dovreste farle solo dopo aver valutato bene tutte le proposte che avete ricevuto. In genere però siete abituati a fare le cose in fretta e veloci. Provate una volta tanto a rallentare il ritmo e a essere più riflessivi in tutto quello che fate. Ultimamente state facendo sogni bizzarri? Non vi preoccupate, non sono previsioni del vostro futuro. Imponetevi con autorità se è necessario, a costo di sembrare scorbottici. L'amore bussa alle porte del vostro cuore e ora il vostro tono sentimentale si trova in un momento positivo che dovete cercare di non rovinare per nulla al mondo. Siate calorosi con la gente che vi sta intorno, potrete evitare domande imbarazzanti su quello che state combinando se saprete interessare gli altri più alle vostre storie che a voi. Si alternano oggi momenti di buon umore con altri di calo. Niente di grave, e Giove, che sta transitando in orbita dissonante dal segno vostro nemico amatissimo dell'Acquario, specie se appartenete alla terza decade. Non date peso a questi alti e bassi, sono soltanto momentanei. Giornata molto positiva, belle stelle per l'amore grazie al buon aspetto della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo dei cambiamenti, attenzione alle spese. Soprattutto quelle grosse e già ne avete avute alcune. Il vostro coraggio sarà il modo migliore per affrontare coloro che sono gelosi di voi. Potrete vincere con un sorriso. Per essere al meglio, è necessario superarvi e lasciare il passato alle spalle per sempre. Andare controcorrente è bello, specie quando si pensa di avere tutte le ragioni dalla propria parte. Tuttavia, non bisognerebbe insistere a voler convincere anche chi non la pensa come voi. Potete lasciarli indietro. Talvolta è meglio non essere affiancato da qualcuno che non dimostra molta stima e fiducia nei vostri confronti. Perché vi permetterà di mantenere sempre una certa distanza e svolgere i vostri compiti in santa pace. Protagonisti sulla scena planetaria, con la Luna ipersensibile e creativa e Urano trasformista abbracciati nel vostro segno.
potreste spaccare il mondo e fare qualcosa di insolito, non fosse che Saturno severo allo zenith blocca le vostre iniziative limitandole alla sfera della progettualità, innovativi finché volete, ma tra il dire e il fare. Amore ed Eros. Due punti strano ma vero, proprio voi, i possessivi dello zodiaco, fortemente gelosi, attaccati al partner come una cozza, di colpo lo accusate di starvi addosso, lamentando mancanza di spazio e libertà personale. Oggi avrete la grinta giusta per farvi strada tra una serie di tante piccole difficoltà piuttosto fastidiose nella sfera sentimentale. Soprattutto per i single, sarà il caso di aspettare tempi migliori. Un bel Nettuno Pesci se appartenete alla seconda e terza decade vi stimola a migliorare la vostra affettività. C'è la necessità di scoprire il sentimento autentico, anche nei legami che appaiono più stabili e consolidati nel tempo. Il vostro futuro amoroso appare veramente radioso. Lavoro e denaro? Due punti difficili capirvi, con gli attuali problemi lavorativi e i conti con più cifre nella colonna dare che avere, in azienda boccheggiate, maledicendo la vostra cattiva sorte. Il lavoro che svolgete non vi piace e da quando, causa pandemia, avete assaggiato la ciliegina sciroppata dello smart working non vorreste più tornare indietro. Per vostra fortuna Babbo Natale vi viene incontro con un ordinamento europeo fresco fresco che regola lo smart working su base volontaria, stesso stipendio e quel che più conta, orario flessibilissimo. L'impegno non si conta più in tempo ma in obiettivi. Potreste sentirvi un po' affaticati e la routine potrebbe pesarvi più del solito, tanto tra qualche giorno vi sentirete talmente tanto spossati da pensare di prendervi una pausa, tutto sommato meritata. Nella bagarre delle spese di dicembre c'è sempre la voglia di rinnovare il guardaroba per mostrarsi in perfetta forma nelle occasioni delle feste. Ma, il Toro, come vive la moda? È una vittima di essa, oppure la gestisce, senza subirla? Per quanto concerne la donna del Toro, è una passionale, intensamente femminile, senza darlo a vedere più di tanto però, poiché il suo charme è giusto così com'è, vanta una naturalezza avvolgente che sgorga dal profondo del suo essere. Spesso tende a non seguire i dettami più stringenti, limitandosi ad adottare il look che meglio le si confà. L'uomo del segno invece è un po' più condizionato dalla moda, specie se appartiene alla fascia della giovane età. Benessere. Due punti tensione nervosa alle stelle, insonnia, fitti, troppo forte l'influsso di Urano isterico e della Luna iperemotiva, potentissima nel vostro segno. La vostra sensibilità vi trasforma in antenne ricetrasmittenti, dovreste provare ad esercitare la pranoterapia. Darvi alla lettura dei tarocchi o alle arti magiche. Sei responsabile di ciò che porti nella tua vita e le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Allo stesso modo, siamo responsabili nei confronti dei nostri corpi. Quello che mangiamo rimarrà con noi. Presta particolare attenzione a questo processo e scopri i vantaggi di dire no. Per lei, quando leggete strizzate gli occhi, dando la colpa alla mancanza di luce dicembrina. Può darsi, ma invece di prendervela con le stagioni domani premuratevi di fissare un appuntamento dall'oculista. Per lui, ragionamenti sul vostro futuro professionale, se il lontano vi intriga non c'è ragione che rimaniate attaccati alla piccola realtà che vi va stretta. Una vita piena e appagante reclama esperienze sempre nuove. Solo una raccomandazione, aspettate ancora un po', quando il mondo si risanerà sarete tra i primi ad approfittarne. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.